Ok. Allora, grazie ancora ad Agostino, a Gennaro, a Rural Lab, perché partendo da ieri sera, insomma, il racconto è stato interessante, coinvolgente, in qualche modo siamo riusciti anche a fare pratica di quelli che sono i meccanismi, come dicevi tu giustamente, anche della democrazia, no? Cioè, bisogna anche scegliere un modello di democrazia quando si decide di stare insieme e di fare un percorso, quindi interessante anche l'esperienza di questa mattina. E ci diamo come obiettivo quello di andare avanti più o meno un 45-50 minuti, poi andremo a pranzo, però la mattinata la concludiamo con Giusy Ottonelli, che sarà con noi anche nella prima metà del pomeriggio. Giusy, diciamo che abbraccia tutto questo laboratorio. Io tengo molto a dire che lei parteciperà anche la prossima settimana, veramente così, a titolo volontario, collaborando con noi. Le abbiamo chiesto: vieni, anche se formalmente non possiamo inserirti all'interno del calendario, eccetera, perché ci sarà tutta una parte dedicata alla rigenerazione urbana insieme ad Enrica. E io sono molto contenta che Giusy abbia proprio ha risposto in maniera molto. Per l'invito. No, però insomma è bello, perché no, poi quello che dicevamo anche questa mattina, stiamo vedendo che spesso anche quelli che questo bando definisce docenti, no? E poi è una definizione un po' stretta rispetto alle vostre esperienze, decidono di partecipare anche in maniera allargata a tutto il percorso. E questa per me è una ricchezza, mi piace e la voglio sottolineare. Quindi sarà con noi, ci racconterà un po' di Impact Hub. Tra di noi, nel gruppo di chi ha elaborato questo percorso, c'è un hubber, quindi essere un hubber significa fare anche una scelta rispetto al modo di lavorare, al modo di vivere la propria quotidianità, al modo di vivere il proprio tempo, lo spazio condiviso con gli altri. Impact Hub è una realtà che esiste in Puglia, esiste in tutto il mondo ed esiste anche in Puglia, quindi è importante da un lato che noi tutti la si conosca, e poi in qualche modo mi piace pensare che si creino dei fili che, no, rimangano sempre aperti di connessione tra noi e tutte le altre esperienze. Quindi grazie Giusy. Ciao a tutti, grazie, diciamo innanzitutto grazie per l'invito, nel senso contrariamente probabilmente a tutte le altre persone. Solo questo non. Sì, sono io che ti ho dato una cosa. No, non c'è problema. Diciamo che contrariamente un po' a tutti quelli che avete probabilmente ascoltato, io non sono una docente, non mi occupo di ricerca. No, diciamo questo è divertente in questo percorso. E moltissime delle cose che ho imparato le ho imparate facendole, grazie insomma ad una serie di persone che poi mi hanno accompagnato in questo percorso, per cui diciamo che facciamo un po' un esperimento assolutamente veramente provocatorio, ma anche molto divertente. Ribaltiamo tutto quanto e vi parlerò di quello che ho imparato facendo questo lavoro, da dove un po' sono partita. Vi parlerò del fatto che anche se utilizziamo dei modelli, di fatto non li applichiamo mai partendo dal modello, ma partendo da quello che sperimentiamo, sbagliamo e poi rimettiamo in ordine quello che abbiamo capito di aver sbagliato. E soprattutto però, diciamo, siccome venite credo da un giorno e mezzo di diciamo intensi discorsi e lavori di gruppo, piuttosto che diciamo, le cose da raccontarvi, che mi sento di raccontarvi, sono veramente tante. Allora vorrei in questo momento, diciamo, fare un gioco un po' al contrario, in cui voi aiutate me a capire un po' qual è stato il feedback di questo giorno e mezzo, che idea vi siete fatti di questa cosa che si chiama co-working. È molto probabile che nella presentazione vediate dei termini in inglese, non è necessario, cioè per noi non è importante, è chiaro, siamo partiti immaginando un modello estero e quindi abbiamo rispettato alcune cose. Alcune volte utilizziamo questi termini perché è difficile tradurli nella nostra lingua o non li traduciamo in maniera letterale. Vi parlerò di hubbers, vi parlerò di host, che sono dei maggiordomi di fatto nella nostra lingua e sono più vecchi del mondo. E vi parlerò di Impact Hub, e già da quello che ho sentito prima, mi dispiace di non essere venuta stamattina alla presentazione dalle 9, però diciamo ahimè non ce l'ho fatta, questa Puglia è molto lunga e quindi diciamo ci metto un po' ad arrivare da Bari, però diciamo invece di raccontarvi già di primo tutto quello che affronteremo, c'è cioè una parte un po' più frontale, una parte super laboratoriale nel pomeriggio in cui mi piacerebbe lavorare con voi. Facciamo questo piccolo esercizio. Io credo che abbiate sentito parlare di spazi, abbiate sentito parlare di comunità e abbiate un po' sentito parlare di co-working. Quindi mi piacerebbe raccogliere le parole che secondo voi sono chiave in tutta questa, diciamo, marasma di un po' di interventi che avete ascoltato. Così, in maniera, diciamo,
se ho sbagliato, se è vero che avete sentito parlare di comunità, spazi e co-working, se invece ho sentito che avete sentito parlare sicuramente di impresa sociale, il che mi fa, diciamo, mi rende molto felice. Però, no, veramente, diciamo, io mi chiamo Giusy, mi siedo, mi chiamo Giusy, possiamo veramente essere, diciamo, mi piacerebbe davvero non avere, anche perché non ci sono abituata, per cui non vorrei avere con voi un rapporto frontale. Vai. Cogenerazione. Ok, cogenerazione, se vuoi le ripeto io. E le scrivo. Poi? Prototipi. Prototipi. Collaborazione. Che altro? Che... Opportunità. Scommessa. Sinergia. Stai sinergico. Stimoli. Obiettivi. Sostenibilità. Sostenibilità. Io voglio vincere. Offerto direttamente. Comunità. Comunità. Ok. Altro? Cioè, questi ce li teniamo per oggi pomeriggio, perché poi lavoriamo su questa cosa. Vi racconto una storia, che è la mia storia, diciamo, senza andare troppo lontano nelle storie del mondo. Io, diciamo, faccio l'architetto nella vita, l'ho fatto per tanto tempo e ho lavorato per moltissimi anni all'estero, in particolare a Barcellona, che è un po' una parte diversa della Spagna, nel senso che poi la Catalogna proprio culturalmente ed economicamente è un pezzo a sé stante di tutto quel paese. L'incipit del tutto è stato un momento in cui seguivo ed ero a capo di una parte di un progetto che era un casinò da costruirsi in un posto che si chiama Lloret de Mar, un posto super turistico. Nello stesso tempo ho cominciato a occuparmi di cooperazione internazionale in maniera assolutamente volontaria, prima qualcuno parlava di volontariato, in maniera assolutamente volontaria ho cominciato a sviluppare dei progetti in Mali ed una sera stavo seduta a questa, diciamo, a questa riunione in cui si parlava del budget totale di questo progetto, del casinò, e questo budget totale era esattamente uguale al debito del Mali in quel momento. Il debito pubblico che il Mali aveva in quel momento nei confronti dei paesi occidentali. Questa cosa, diciamo, che mi ha lasciato un po' altamente perplessa, nel senso che ho capito che relativamente a me c'era qualcosa che non quadrava, che non mi stava piacendo, che non era, diciamo, esattamente coerente, per quanto diciamo, poi in moltissimi processi la coerenza non sia poi un filo conduttore assolutamente indispensabile. E quindi ho cominciato ad immaginare che cosa voleva dire fare l'architetto, ovvero fare esattamente il mio lavoro, ovvero fare la cosa per cui guadagnavo dei soldi, trovando una relazione tra me e il mondo esterno, diciamo tutto qui, senza andare troppo lontano. Nello stesso periodo, per questioni, diciamo, personali, ho deciso di tornare in Puglia, ho deciso di tornare a Bari. Ho deciso di tornare a Bari perché nello stesso tempo, questo è un foglio che scriveremo anche questo insieme domani, nello stesso tempo avevo fatto esperienze di due tipologie di co-working diversa. Ho lasciato lo studio per cui lavoravo, quindi ho abbandonato le superstar dell'architettura e ho cominciato a fare la libera professione, però non mi andava di fare la libera professione in uno spazio che fosse né casa mia né mi potevo permettere un luogo di lavoro estremamente caro. Quindi, diciamo, mentre vi dico queste cose, vi fisso un po' di punti che secondo me sono alcune delle domande importanti per capire che cosa vuol dire avere uno spazio di lavoro collaborativo in questo posto e che cosa vuol dire averlo, diciamo, da un'altra parte. Per cui c'era questa domanda, che era per me una domanda importante: come faccio a lavorare
in un luogo che sia, diciamo, bello, dignitoso, però allo stesso tempo non eccessivamente caro. La risposta è stata: prendiamoci uno spazio un po' più grande, questo spazio si chiamava all'inizio il local 48, prendiamoci uno spazio più grande, dividiamolo con altre persone, mettiamoci soltanto degli architetti dentro e lavoriamo ognuno per il proprio, chiaramente gestendo questa cosa. È stata un'esperienza divertente, ha prodotto delle relazioni di amicizia, non ha prodotto nient'altro che questo. Dopodiché ho fatto un'altra esperienza in un altro spazio che si chiama il Taller, e anche lì era un, diciamo, un mix tra architetti e artisti, e anche in quel caso ognuno faceva le proprie cose, abbiamo fatto un bellissimo progetto per la città, però, come dire, non andava oltre l'esperienza interna di quelle quattro mura. Ho cominciato ad immaginarmi, ogni volta che tornavo a Bari mi chiedevo perché uno spazio come questo, cioè, diciamo, mentre Barcellona si diffondevano a macchia d'olio spazi di lavoro collaborativo, spazi di co-working, così come vengono chiamati, non capivo come mai, tornando a Bari, che è una città di 380.000 abitanti, estremamente grande, con una densità anche di liberi professionisti, diciamo, sicuramente non paragonabile ad altre città, ma elevata, come mai non ce ne fosse neanche uno? E quindi pensavo, beh, sarebbe divertente se ad un certo punto decidessi di tornare e portassi una delle pratiche che ho vissuto in prima persona da un'altra parte. Quando sono dovuta tornare, un po' scelto di tornare, sono dovuta tornare, questo, diciamo, desiderio, questa domanda è stata un po' una domanda che ha accompagnato tutti i primi periodi. In questo stesso periodo ho incontrato la rete Hub, che allora si chiamava Hub, e poi, diciamo, per tanti motivi si è trasformato il nome in Impact Hub, ma questa è un'altra storia, e ho capito che lì, diciamo, vi erano delle cose fondamentali, che l'ingrediente non era soltanto condividere uno spazio, non era appartenere ad un luogo che fosse anche virtuale in cui c'erano più spazi che facevano questa cosa, ma c'era una cosa che cominciavano a dirmi essere la social innovation, l'innovazione sociale, l'impresa ad elevato impatto sociale, che sono tre parole che cominciano a diffondersi ultimamente, ma che, vi ripeto, io ho imparato facendole, non ho, diciamo, non le ho studiate sui libri. Ammesso non che ci so che questo sia possibile, ma sono convinta che sì, che ci siano, diciamo, molti teorici di queste questioni. E, la prima cosa che però mi è mancata tornando è stato con chi faccio questa cosa, cioè chi. Nel senso, dopo aver capito come faccio ad avere uno spazio insieme ad altre persone, tornata a Bari la domanda è stata chi insieme a me fa questa cosa, perché era abbastanza naturale che fosse estremamente difficile portarla avanti da sola. Questi sono, diciamo, una parte del team di persone che hanno fondato Impact a Bari, e sono Francesco, Diego, Monica ed Angela. E queste persone, alcune facevano parte della mia vita passata, altre le ho incontrate ad una conferenza in cui, diciamo, in particolare, diciamo, ad un momento di confronto all'interno del comune di Bari, in cui ci si domandava che cosa fare degli spazi pubblici abbandonati della città. E quindi il connubio, nel mio caso, in questa storia, tra il lavoro che faccio adesso e la rigenerazione urbana, se così si può chiamare, è veramente molto molto stretto. Ci siamo incontrati, da quel momento abbiamo capito che avevamo un obiettivo comune molto forte, che eravamo disposti ad investire tutti quanti, e che, capito quanto avevamo, ci saremmo posti il problema di capire dove andare a trovare il resto. Le esperienze di spazi che avevo però fatto mi avevano insegnato che nelle nostre, diciamo, quando tu immagini un modello e cerchi di portarlo da un'altra parte, devi assolutamente comprendere come fai a trasferire questo modello, che è un modello teorico e che non puoi prendere così come all'interno e trasportarlo nel tuo territorio, perché probabilmente le condizioni al contorno saranno estremamente diverse da quelle da cui partivi. Per cui ci siamo fatti dei primi giri nell'Impact Hub italiani e del mondo, poi vi racconto anche quanti sono in Italia, e abbiamo capito che tutto gravitava intorno ad una formula in cui le nostre condizioni erano legate da delle idee che fossero imprenditoriali, cioè che si domandassero fin dall'inizio quale fosse il loro modo di stare in piedi da sole, dal punto di vista sociale ed economico. Degli spazi che fossero degli spazi estremamente belli da vedersi, degli spazi dove fosse bello stare, degli spazi ispiratori.
una comunità di persone che sono il fulcro di tutta questa cosa, perché sia da un punto di vista di contenuti ma anche da un punto di vista architettonico gli spazi non esistono senza persone. Questo spazio è uno spazio bellissimo, però rimane credo abbastanza vuoto tutto il resto dell'anno, e il senso che ha oggi con una comunità di persone che vogliono imparare una cosa all'interno è molto diverso da quello che ha quando questo spazio è vuoto, perché è stato pensato per delle persone e perché delle persone lo occupassero. È quello che noi chiamiamo, diciamo, eventi networking, cioè momenti in cui diciamo, questa stessa comunità si mette insieme e cerca di capire, di conoscersi, ma soprattutto anche di mettersi in gioco. Tutto questo per questa rete che stavamo osservando da lontano diceva che il risultato di questa formula da cui siamo partiti dava come risultato un impatto sostenibile. È una formula matematica. Non sono mai stato mai stata in grado di misurarla, né di dare dei risultati precisi. Abbiamo osservato a distanza di un anno e mezzo che cosa è accaduto, quindi quali sono state poi le trasformazioni che tutto ciò in qualche modo ha provocato. Qualsiasi tipo di questione, dubbio, domanda, anche estemporanea rispetto a quello che vi racconto, veramente facciamolo senza nessun tipo di problema. Perché vi faccio vedere questa foto? Perché questo è un po' da dove siamo partiti. Questa storia racconta che abbiamo capito che gli spazi sono importanti, abbiamo capito che le persone sono importanti, abbiamo capito che sono importanti anche delle idee che siano ad impatto sociale e economico, che siano in grado di stare in piedi. Adesso la grande domanda era: ma veramente la realtà in cui ci muoviamo ha bisogno di questa cosa? Cioè, davvero questo è un bisogno reale o un bisogno, diciamo, personale delle persone che vogliono portarlo avanti? Abbiamo stilato compilato circa 1000 questionari, distribuendoli prima intorno ai nostri amici, poi ogni volta che c'era un evento pubblico o privato andavamo e distribuivamo questi questionari. Erano diventati veramente una palla al piede da questo punto di vista, perché era: ma vuoi rispondere a queste poche domande? Erano dei questionari molto semplici, che chiedevano se lavori o non lavori, se hai un lavoro, se fai la libera professione o lavori per qualcun altro. I risultati di questa brevissima ricerca in realtà erano molto molto interessanti, perché noi siamo arrivati proprio nel momento in cui moltissime persone, a causa del fatto di non avere più un lavoro fisso, cominciavano a domandarsi che cosa fare della propria vita, che cosa fare di quello che avevano imparato fino a quel momento. Anche quello è stato un po' un errore, nel senso che eravamo noi che proponevamo delle domande, avevamo già in testa dove volevamo arrivare e ci siamo resi conto che poi ci stavamo anche perdendo delle altre risposte, semplicemente perché non avevamo posto certe domande. Quindi anche su quello ci eravamo dimenticati di un elemento fondamentale all'inizio della questione, che anche quando poni delle domande per noi era importante porle insieme, cioè le persone che rispondono e che tu chiami a partecipare a queste risposte, è importante che ti dicano, oltre a quello che tu vuoi sapere, delle cose che sono inerenti a quel tema che magari non hai individuato bene dall'inizio. Perché dico la rigenerazione urbana e gli spazi collaborativi? Perché ad un certo punto ci siamo resi conto che avevamo bisogno di uno spazio ovviamente da cui iniziare, e che questo spazio non poteva essere uno spazio qualsiasi, non poteva essere un appartamento, almeno nel nostro caso, in una realtà come quella in cui stavamo cercando di svilupparci, e doveva essere metafora di questo cambiamento che dicevamo di voler attuare. In realtà, se volete, da certi punti di vista, a volte la riflessione è anche più semplice e dice, sia come professionista, sia come cittadina, ma se io nella mia città ho 180 edifici abbandonati, per quale motivo non posso immaginare di stabilire la mia impresa, il mio progetto di impresa all'interno di uno spazio che sia anche pubblico, rigenerando almeno l'intorno di quello spazio abbandonato? È chiaro che la risposta non è semplice, perché spessissimo i luoghi abbandonati sono dei luoghi che hanno superato il loro limite di abbandono, così lo chiamiamo noi. Gli spazi dismessi hanno come se fosse una soglia, al di là della quale è difficilissimo agire, perché gli investimenti economici sono difficilissimi da mettere in campo. E quindi abbiamo cominciato a cercare intorno a noi quelli che non avevano ancora raggiunto questa soglia. All'interno della città di Bari esiste un luogo che si chiama Fiera del Levante, che credo tutti quanti conosciate, che è un luogo che è stato espressione di tante cose che non vi sto qui a dire, perché credo che ognuno di noi in qualche modo le abbia sentite, viste o immaginate.
e che ad un certo punto parte con questa manifestazione di interesse in cui dice: se vuoi uno spazio all'interno della fiera, dici che cosa ne vuoi fare e noi cercheremo di capire come mettere a bando questo spazio per vedere se ci sono altre persone che vogliono occuparlo e poi capire. Chiaramente tutto questo era un progetto estremamente rischioso perché prevedeva una serie di cose. Uno, un investimento economico da parte nostra. Secondo, il fatto di dover in qualche modo non essere certi della possibilità di utilizzo. Però sicuramente sapevamo che se questa, diciamo, se avessimo vinto questa sfida, il potere metaforico e mediatico di questa, diciamo, di questo risultato sarebbe stato altrettanto elevato. E quindi abbiamo deciso di, come dire, nello stesso tempo in cui ricevevamo, dopo i questionari, domande di vabbè, ma quando aprite, vabbè, ma dove state, ma ci avete raccontato che farete questa cosa e non la state facendo e bla bla bla, a distanza da 8 mesi dall'inizio dell'idea di voler capire come fare ad aprire questo spazio, abbiamo partecipato a questa manifestazione di interesse. La questione è stata anche una collaborazione tra pubblico e privato, perché in quel caso l'ente fiera ha fatto un protocollo con la Regione Puglia per affidare degli spazi a delle società più giovani. E il racconto di questa storia, ve la dico perché veramente credo che sia estremamente importante, anche come memoria storica, dice più o meno così. Noi affidiamo degli spazi a delle società giovani che hanno un affitto agevolato in 5 anni, dopodiché, diciamo, scalabile più che agevolato, cioè il nostro contratto prevede di pagare 120.000 euro in 5 anni di affitto, però voi vi ristrutturate questa cosa completamente a spese vostre. Perché ho deciso di affrontare il mio laboratorio sul coworking raccontandovi questi dati? Perché quando ho parlato la prima volta con Simona ho intuito il reale desiderio, cioè quella parte pratica, di voler trasformare questo momento di apprendimento in una cosa reale. E allora mi è sembrato che l'unica via che avessi per darvi il mio, diciamo, supporto fosse raccontarvi la verità così come l'abbiamo vissuta, diciamo, nella sua interezza anche di cifre, di cui a volte, soprattutto alle nostre latitudini, è molto difficile affrontare, perché poi devi capire, vabbè, ma come hai fatto? Diciamo, ci sono dei punti di livelli teorici, ma ci sono poi dei punti di livelli molto pratici. E quindi, diciamo, mi sembrava la cosa più onesta possibile quella di raccontarvi anche praticamente, anche economicamente, come abbiamo fatto a mettere su questa roba. Vabbè, ovviamente, diciamo, sapete bene che c'è un momento in cui c'hai tutto da perdere o tutto da guadagnare, però quando non hai, diciamo, da perdere c'hai pochito, nel senso, vabbè, avremmo fatto un investimento, però il guadagno sarebbe stato avere un lavoro, avere una comunità di persone con cui poter lavorare sul nostro territorio, vivere nella nostra città, che era un po', diciamo, quello che volevamo scegliere di fare, e soprattutto avere un'impresa nostra, che, diciamo, per noi in quel momento era importante. E abbiamo partecipato a questo bando, abbiamo vinto questo bando e dopodiché il giorno dopo questa cosa era reale. Il padiglione, così come l'abbiamo trovato, è questo qua sotto, erano 1600 metri quadrati di spazio così, col pavimento rosa, le pareti gialle e basta, e 6 colonne al centro. E lì, diciamo, un po' ti fa paura perché dici: io adesso che faccio con tutta questa, diciamo, roba qua? E allora ci siamo ricordati degli errori che avevamo commesso quando avevamo fatto il questionario, diciamo, fatidico. Siamo tornati indietro e abbiamo detto: allora facciamo così, apriamo questo spazio prima una volta alla settimana e cerchiamo di rispondere alle domande di tutte le persone che hanno in qualche modo voglia di capire che cosa sarà Hub, come lo porteremo avanti, di che cosa si occupano, cioè di cominciare a costruire le fila di questa comunità. Abbiamo allestito questa parte, diciamo, che questa con un po' di moquette che era avanzata, ha costruito il tavolo che era, diciamo, un tavolo che avremmo usato successivamente, che ha usato tra l'altro Fedele in qualche giorno successivo, e i roll up sono sempre gli stessi, non li abbiamo mai più rifatti, non so bene perché, diciamo, è un caso. Abbiamo aperto questo spazio e poi abbiamo capito che per poter immaginare come poterlo riprogettare, avevamo bisogno, diciamo, questa è un po' una scaletta molto molto veramente semplice, perché poi in realtà un'altra cosa è che quando stai vivendo un processo pochissime volte hai la possibilità di fare, o meglio,
dovrebbe essere una buona pratica quello di fermarsi ad un certo punto e fare sintesi delle cose che hai fatto fino a quel momento, proprio per poter passare da un modello pratico ad un modello teorico e poi cercare di trasmetterlo a qualcun altro. Questo l'ho provato a fare nei giorni scorsi proprio per, diciamo, incontrare voi, per darvi un po' una sorta di scaletta scema, quasi lista della spesa, di tutte le azioni che abbiamo fatto. E ad un certo punto abbiamo capito che avevamo bisogno di aprire tutto quanto il padiglione all'intera città e abbiamo organizzato questa cosa che si chiama 3 giorni a Bari. Alcune delle immagini della 3 giorni a Bari sono queste qui. Abbiamo aperto lo spazio e abbiamo chiamato tutti quelli che in quel momento erano venuti a chiederci ma che fate, che non fate, di prendersi un piccolo spazio per esporre, raccontare la loro attività, venire a stare del tempo e capire come le persone si muovevano all'interno dello spazio che noi stavamo immaginando per loro. Proprio perché in un momento in cui dovevamo progettarlo, avevamo bisogno prima di coprogettarlo. E questo non per un fatto meramente, come dire, partecipativo, ma proprio perché da due sentori importanti. Innanzitutto, diciamo, la parte progettuale di uno spazio, non soltanto dal punto di vista funzionale, ma anche dei contenuti, è chiaro che si porta dietro tutta una serie di condizioni al contorno che vanno dalla normativa e dalle cose che tu sai di poter fare o di non poter fare. Però chiamare delle persone a partecipare a questo momento era per noi un elemento interessante perché avevamo nello stesso punto un dovere e un diritto, cioè potevamo prendere quello che ci stavano consigliando, ma dovevamo spiegare perché sì e perché no di certe scelte che avremmo poi portato avanti. E la 3 giorni è stata, diciamo, una cosa per noi faticosissima, ma anche estremamente bella, perché ci ha fatto capire come tutti quelli che volevano partecipare, di che cosa avevano bisogno, quale sarebbe dovuto essere, in altre parole, il modello che noi avevamo visto svilupparsi così bene a Madrid, a Londra e a Milano, però a Bari. Perché le condizioni di prendersi uno spazio e per, diciamo, affittare una scrivania, già da subito avevamo capito che non era la condizione necessaria, indispensabile. Per una questione, diciamo, molto semplice anche di mercato, a Bari le persone, diciamo, non ci sono degli affitti altissimi, la gente non ha bisogno di avere uno spazio economico dove poter lavorare, sì anche. Però non era quello che muoveva le persone a dire io posso anche spendere questi soldi per poter stare insieme a voi, ma erano delle relazioni di apprendimento reciproco, il cosiddetto apprendimento informale. Se io sto con tante persone che fanno un lavoro diverso dal mio e se sono anche brave, imparerò meglio anche a fare il mio. Se sto con delle persone che fanno un lavoro diverso dal mio, mi farò ispirare da quello che fanno, perché capirò di poter fare dei progetti che sono molto più complessi rispetto a quello che sto portando avanti. E quindi, diciamo, abbiamo capito che erano questi i temi su cui dovevamo in un certo qual modo continuare a lavorare. In questa fase, dopo la 3 giorni a Bari, abbiamo fatto queste 4 azioni: indebitarci, iniziare i lavori, l'autocostruzione, la multa e il santuario del coworking, che adesso, diciamo, vi racconto. Indebitarci perché? Perché ad un certo punto abbiamo capito che il primo investimento doveva essere il nostro. Nessuno avrebbe dato credito a quello che stavamo portando avanti se tutti e cinque noi, insieme poi a, diciamo, ad altre persone che sono entrate, ad un'altra società che è entrata, non avessimo dimostrato che eravamo disposti a, diciamo, 30 anni, che era il momento in cui eravamo, a prendere ciò che avevamo e a metterlo, diciamo, a base di questa cosa. Proprio perché quello che volevamo portare avanti non era un progetto di associazione, non ci pensavamo a questo, ma volevamo sviluppare un'impresa e un'impresa che fosse, secondo noi, diciamo, sociale. Non secondo grandi definizioni, ma semplicemente sociale in quanto potesse interagire con gli altri alla costruzione di altre idee, di altri progetti che servissero a noi e a qualcun altro. E questo credo che l'abbiate sentito, diciamo, molte volte in questi giorni. Perché? Perché c'è un rapporto anche di fiducia. Quando sono iniziati i lavori, la prima cosa che abbiamo fatto è stata innanzitutto pubblicare la sintesi dei risultati della coprogettazione. Questo è un altro elemento, diciamo, importante. Il rapporto di fiducia tra le persone. Se tu chiami qualcuno a partecipare e poi può essere che questo qualcuno non sarà la persona che occuperà quello spazio. Molte delle persone che hanno partecipato al progetto
diciamo alla Tre Giorni a Bari non sono ad oggi membri di ABO, a volte gravitano nel nostro spazio, alcuni sì che lo sono diventati ma non tutti, però era per noi importante dire guardate che voi avete partecipato, i risultati di questa partecipazione, di questo spazio che anche se sarà privato verrà occupato da molti di voi, sono pubblicati qui. Vi spieghiamo che cosa abbiamo fatto e che cosa non abbiamo fatto. Moltissimi, per esempio, questo è stato un aneddoto divertente, ci chiedevano di avere un piccolo spazio per bambini, perché come dire, il target di persone che diciamo giravano nello spazio era all'incirca dai 25 ai 30 anni, alcune di queste cominciavano ad essere mamma e papà e quindi ci dicevano no, noi vorremmo avere uno spazio per bambini. Ed è stato un punto nodale perché gli abbiamo dovuto spiegare che quello spazio non sarebbe stato perché non poteva essere, perché da un punto di vista normativo non si riusciva a realizzarlo. Dopodiché noi avevamo immaginato di avere un laboratorio pratico manuale, non ce l'ha chiesto nessuno e non lo abbiamo fatto, non nella fase iniziale. In questo, diciamo, quello che io ho imparato a posteriori è che c'è un connubio, diciamo, c'è un punto in cui non è chiaro, è abbastanza caotico se volete, che è la domanda rispetto al limite tra il pubblico e il privato, tra un'impresa privata e una partecipazione pubblica. Noi avevamo detto da subito che non saremmo diventati un'associazione, che saremmo diventati diciamo un'impresa, però questo non ha allontanato moltissime persone nel partecipare, perché se tu sei un'impresa e io comprerò il tuo servizio, per me è importante dire che cosa voglio di quel servizio, se tu ti stai occupando anche di me, oltre che di te. Iniziano i lavori, quindi diciamo... ci indebitiamo nel senso che prendiamo un mutuo dalla banca, cerchiamo una società che può mettere il resto che, diciamo, che mancava a questa storia. Incontriamo in questo, diciamo, ancora una volta penso che poi ci sia un momento in cui stare nel posto giusto al momento giusto sia fondamentale, nel senso che in Puglia era un momento in cui si cominciava a parlare di autoimpresa, di start-up, di imprese di giovani che imprendevano e bla bla, e quindi abbiamo trovato diciamo, questa società che si chiama Il Portale, che ha deciso diciamo, di investire, che ha creduto in questo progetto e ha deciso di investire in noi. Quali sono i soldi, cioè quali sono i numeri di questa storia? Noi abbiamo messo 40.000 euro di soldi nostri, 50.000 euro di mutuo bancario e 50.000 euro ce li ha dati sempre a prestito questa azienda. Questi sono i soldi iniziali di cui, diciamo, da cui siamo partiti. Mi fa sempre diciamo, così molto strano, quando parlo di numeri la gente sta un po' come dire stranita, per me davvero è importante dirvelo perché è esattamente come l'abbiamo fatto, cioè senza veramente nessuna dietrologia in tutto questo. Detto questo, è chiaro che con tutti questi soldi noi non riuscivamo a coprire mica la ristrutturazione di 1600 metri quadrati, per cui abbiamo fatto due cose. La prima, abbiamo fatto la base, tutto ciò che consentiva allo spazio di essere normativamente a posto per poter ospitare l'attività che avremmo dovuto ospitare. Chiaramente dopodiché ci siamo detti, vabbè, una parte di queste cose potremmo farle noi. In Spagna esiste l'autocostruzione, in altre parti del mondo esiste l'autocostruzione. Noi compriamo il materiale, moltissime delle persone che avevano partecipato alla Tre Giorni a Bari avevano dato la loro disponibilità nell'aiutarci a fare tutti i lavori manuali, diciamo, che avremmo potuto fare. E quindi abbiamo detto una parte di questi, proprio per risparmiare, cerchiamo di farla da noi. E quindi abbiamo barattato il nostro servizio nella fase iniziale, cioè abbiamo detto chiunque fosse disposto in questo momento anche a venire a imparare a dipingere, perché magari a pittare i muri gli piace o non sta facendo niente, noi rendiamo a cambio delle membership durante 3 mesi. E abbiamo ricevuto ad un certo punto una ventina di persone che ci hanno dato una mano e il numero cresceva sempre di più. Fino a che un giorno eravamo circa 30-35 persone all'interno dello spazio a realizzare diciamo, i nostri lavori manuali. Chiaramente avevamo commesso un errore, non avevamo pensato all'assicurazione, per cui abbiamo avuto una multa. Perché questa cosa non è normata. Cioè, e questo diciamo, insinua un altro tema, che è quello della relazione tra la normativa esistente e la trasformazione di un territorio. Il nostro codice Ateco non esiste, non esiste il codice Ateco di uno spazio di co-working, di comunità che vogliono fare impresa sociale.
diciamo, abbiamo dovuto, come dire, surfare tra quello che potevamo immaginare e ciò che c'era. Anche rispetto alla normativa è così, e sono molto contenta che anche questa regione adesso si stia immaginando di parlare di norme che regolino l'autocostruzione. Noi chiaramente non lo sapevamo, nel peggior momento della nostra vita ci arriva questa multa, ovviamente facciamo una colletta per poterla pagare perché non ne avevamo, diciamo, altra. E poi iniziamo questa esperienza in uno spazio tendenzialmente vuoto all'inizio, perché qualcuno lo chiamava il santuario del coworking, che c'era un silenzio tombale, diciamo, c'era quasi paura di entrare la mattina. Eravamo 5-6 persone in questo spazio enorme e cominci a pensare, oh mio Dio, come faccio, diciamo, a portare avanti questa roba, perché diciamo, non è facile. All'inizio ci siamo sentiti come qualcuno che va a vendere i gelati in un posto dove i gelati non si conoscono e quindi dici, diciamo, come fai? Per cui ancora una volta quella stessa comunità da cui eravamo partiti è stata un po' la soluzione a questo problema, perché il fatto di aver consentito il baratto, il fatto che all'inizio non si pagasse durante un periodo, aprivamo 2 giorni alla settimana facendo diciamo prove gratuite, vieni a stare qua, vieni a lavorare qua, capisci come ti trovi, bla bla, è stato un po' il marco della soluzione di questa cosa, perché piano piano la gente ha capito, si è fidata, noi ci siamo fidati di loro, diciamo, tutti sono fidati reciprocamente. E le domande di diffidenza che erano nate all'inizio, che erano: ma se io parlo col telefono con un cliente e questo mi sente e me lo ruba, ma se lascio un libro sulla mia scrivania e non lo trovo più, adesso ci sono 30 computer, non so quanti libri, diciamo, tutto questo si supera. Perché? Perché quando parli di spazi, di persone, di comunità, oltre che la sostenibilità economica e sociale, la fiducia è un elemento strafondamentale ed è una cosa che in qualche modo non è che si crea, non so come dirvi, funziona perché tu per primo lo fai, va per associazioni proprio di visioni. Ecco perché abbiamo capito qual era nella formula degli spazi vibranti, cioè degli spazi belli che vi ho fatto vedere prima, qual era la nostra applicazione di quella formula, cioè era necessario rendere lo spazio aperto, che le persone potessero provarlo, che si sentissero tanto responsabili e quindi, diciamo, da fidarsi degli altri che stavano insieme a loro. Prima vi ho detto come facciamo però a ristrutturare questo intero spazio senza avere chiaramente tutti quanti i soldi a disposizione. Lì sì che è stato necessario diciamo un po' la conoscenza e la professionalità, nel senso che all'interno del team di Impact a Bari ci sono 2 persone che sono architetti, che siamo io e Angela. E soltanto grazie poi alla sinergia delle professionalità di Francesco, Monica e Diego, che sono persone che non si occupano di architettura, cioè abbiamo fatto il nostro piccolo co-working interno, abbiamo capito come potevamo attrarre delle persone per darci non tanto soldi, ma i materiali che ci servivano gratuitamente a cambio di una serie di cose. Che però non potevano attenere soltanto all'architettura, perché sarebbe stato estremamente riduttivo, ma che dovevano attenere un po' a tutte le professionalità di cui tutti e 5 facevamo parte. Vi racconto una per tutti, è con Giproc, che fa parte di un gruppo, diciamo, di una multinazionale francese che si chiama Saint-Gobain, e loro si occupano di cartongessi e noi avevamo bisogno di costruire un po' di muri, di costruire degli spazi chiusi all'interno dello spazio, perché come avevate visto era uno spazio estremamente aperto. E quindi proviamo ad interloquire, chiaramente grazie a delle persone intelligenti che stanno lì con questa azienda, raccontando loro che noi avevamo visto come diciamo, facevano marketing e come facevano promozione, perché diciamo, alcuni di noi si erano occupati, gli esperti di questo si erano occupati di osservarlo, e gli avevamo detto: guardate, noi di solito quando cerchiamo di diffondere un nuovo servizio cerchiamo di farlo coinvolgendo le persone che poi questo servizio dovranno usarlo. Perché non immaginiamo, diciamo, di sperimentare un laboratorio di autocostruzione con gli oggetti che voi producete da tanto tempo, che da tanto tempo servono soltanto ad essere delle pareti di cartongesso, ma che invece possono diventare degli altri elementi, e quindi aprirvi in qualche modo dei mercati nuovi grazie al fatto che delle persone si sentano anche, come dire, esperte in questo. E allora loro, diciamo, sono stati tra quelli che hanno accettato, ci hanno dato tutto quanto il materiale e noi per loro abbiamo sviluppato un progetto di un anno di una nuova tipologia di marketing. È chiaro che non è gratuito, è proprio uno scambio, e l'ultima cosa che potevamo immaginare tanto tempo fa era di non so come dirvi, pensare, questo è il nostro spazio adesso,
e pensare come anche un'azienda molto grande potesse interloquire con un'azienda molto piccola e soprattutto che ancora doveva nascere, fidandosi del fatto che questa operazione gli sarebbe tornata comodo. A distanza di tempo il responsabile marketing di questa azienda ci ha detto: guardate, io quando sono venuto in quello spazio e voi me l'avete fatto vedere così, francamente ho fatto una grossa fatica di immaginazione a pensare che veramente ci sareste riusciti. E credo che l'unica cosa che mi ha convinto in quel momento fossero, diciamo, due elementi fondamentali. Il primo, che voi ci credevate un sacco, tanto da spendere tutto quello che avevate per fare questa cosa qua. E il secondo, che non mi stavate chiedendo soldi, che io non vi avrei potuto dare, perché l'unica cosa che potevo darvi erano piccoli scarti di materiale messo insieme, voi non avevate frette di tempo particolari, o comunque anche se li aveste avuti non eravate un mio cliente, per cui potevo interagire con voi dandovi ciò che io produco, e quindi barattando questa roba qua. Il progetto che abbiamo fatto con Gproc si chiama Remake, è stato sviluppato l'anno scorso, cioè l'abbiamo fatto l'anno scorso durante una o due giorni all'interno del nostro spazio. Ha vinto il premio per l'innovazione di Gipro, che quest'anno verrà ripetuto a Milano, e probabilmente, diciamo, la rete multinazionale, dopo che avrà, diciamo, in qualche modo pianificato la propria strategia, penserà di ripeterlo anche altrove, perché hanno scoperto che anche lì dove non dovessero mai costruire degli oggetti di design fatti di cartongesso, questa operazione di conoscenza del prodotto e dei professionisti, chiamando esattamente le persone che poi progettano quella roba là e che usano quella roba là all'interno del processo, diciamo, di marketing, era estremamente innovativo per loro e comunque poteva funzionare. È una, diciamo, delle storie, diciamo, che poi abbiamo in qualche modo cercato di replicare con altri attori che avete visto scritti lì. Un po' di numeri, così, diciamo, vi racconto questa rete. Ci sono 7 hub in questo momento aperti, 7 impact hub aperti in tutta Italia, e noi siamo stati credo i terzi, i quarti, adesso non me lo ricordo, e più di 6.500 persone che fanno parte del network internazionale e più di 40, ad oggi sono 52 perché questi numeri sono già, diciamo, di qualche mese fa, più di 52 spazi aperti in tutto il mondo. Ci sono 2 livelli di relazioni, c'è un livello italiano. Dopo che si sono aperti una serie di spazi, e queste sono, diciamo, le città, abbiamo capito che rispetto a tutta quanta la rete, per noi era assolutamente importante cominciare ad avere delle strette relazioni interne, per cui ci incontriamo ogni 6 mesi, facciamo una Skype call ogni mese, mese e mezzo. È chiaro che, come immaginate, diciamo, perché per noi è stato importante arrivare in una città come Bari e aprire una cosa che avesse un nome, che prendesse un modello da qualcun altro, che parlasse di impresa sociale? Probabilmente per un motivo di carattere estremamente personale, cioè avevamo bisogno di avere una finestra che guardasse da un'altra parte, perché altrimenti la quotidianità poi di gestire uno spazio ti porta veramente lontano da quelli che possono essere gli asset strategici per sviluppare quella roba là. E quindi era fondamentale avere anche delle persone con cui confrontarsi e che in altri territori stavano sperimentando delle altre cose e capire quali erano i punti di incontro. Noi siamo particolarmente fortunati perché in Italia ce ne sono 7, probabilmente, diciamo, in questo momento in Spagna ce ne sono 2, a Londra, in Inghilterra soltanto 1, per cui già è un elemento importante. E anche il fatto che ce ne siano 7 in Italia è una domanda che ci fanno sempre a livello di network internazionale, cioè, ma com'è che, diciamo, in Italia è un paese poi alla fine relativamente piccolo confrontato, diciamo, con altri luoghi, dal Brasile piuttosto che diciamo altre nazioni. E probabilmente la risposta che io mi sono data dopo, diciamo, un po' di tempo è stato che ad un certo punto il desiderio di parlare di collaborazione, di impresa e di sostenibilità anche economica era talmente elevato in un momento, come dire, diciamo, di imprese verticali molto forti e di sfacelo della piccola impresa, che poter aprire uno spazio, avere delle comunità di riferimento e creare delle imprese altre che si dedicassero anche della società che ci sta intorno è stato una domanda importante per questo paese. Adesso, senza andare, diciamo, molto lontano, nel senso che poi alla fine veramente non so quale sia la teoria che sta dietro a questo processo, però vi racconto quello che è accaduto. E queste, diciamo, sono alcune delle immagini degli hub che sono nel mondo. Ora,
questa breve storia, diciamo, di modello, è chiaro che può avere degli assiomi o comunque dei risultati pratici che per noi si sono trasformati quasi in una sorta di elementi fondamentali per poter lavorare in spazi come questi. Il primo sono che se gli spazi sono importanti, le persone lo sono ancora di più, perché uno spazio alla fine non esiste se non ha delle persone all'interno. E che soprattutto per poter parlare di impresa sociale bisogna sempre stare attenti al fatto che stiamo parlando di un'impresa e quindi che le persone che decidono di farsi carico di questa, diciamo, di questa avventura sono, devono essere le prime ad imprendere in questo senso. Che le facilitazioni territoriali sono importanti, però soprattutto nella fase iniziale è un lavoro dato tutto a se stessi in qualche modo. Abbiamo imparato che gli spazi collaborativi esistono se ci sono persone che fanno dei lavori diversi, almeno nel nostro caso e alle nostre latitudini. Cioè che per esempio la mia esperienza che aveva funzionato benissimo a Barcellona ma non aveva prodotto nulla perché dentro c'erano soltanto tantissimi architetti, in qualche modo non sarebbe potuta, cioè non avremmo potuto replicarla. Abbiamo imparato che anche le imprese più, diciamo, assurde, come quella di andare da una multinazionale e dirgli ma scusa, non è che mi dai il materiale, io faccio questa cosa per te, non è impossibile, diciamo, è chiaro che lì poi ognuno gioca le carte che sa giocare meglio, nel senso che per noi è stato quello, poi per altri potrebbe essere altro. E che soprattutto probabilmente questo modello di impresa non sarà mai un modello di impresa che sbancherà, cioè nel senso, non so come dirvi, cioè ad un certo punto siamo stati anche molto onesti sulla consapevolezza almeno iniziale di dire che i volumi di affari, se proprio vogliamo utilizzare un termine imprenditoriale che non, diciamo, non mi si addice anche perché io non faccio l'economista, quindi certe volte ne so molto poco, probabilmente non saranno mai elevati, ma è molto probabile che continuino a rimanere in piedi e che siano distribuiti e che quindi nel, diciamo, nella relazione tra un modello che sia in piedi da solo dal punto di vista economico e un modello che dia la possibilità, così come faceva la vecchia, il vecchio modello di piccola e media impresa in Italia, di produrre sinergie e lavoro, chiaramente in maniera molto diversa, è uno di quei modelli che secondo noi un po' si sta affacciando di nuovo a queste porte. E poi soprattutto che, e questo diciamo un po' è l'ultimo punto di questa storia, che terminato, diciamo, il momento in cui lo spazio va, gravita, ci sono delle persone dentro che lo muovono e bla bla bla, fomentare la relazione d'impegno a sviluppare delle nuove idee è altrettanto fondamentale, cioè mi spiego meglio, sono nati tre progetti all'interno di Hub che hanno, diciamo, adesso vinto dei finanziamenti grazie alla collaborazione tra persone che veramente facevano dei lavori molto diversi. È chiaro che lo spazio da solo non sarebbe servito a produrre questi progetti, sono anche dei progetti, almeno due di questi veramente a forte impatto sociale, non ve li racconterò per rispetto, diciamo, delle persone che li portano avanti, poi ve ne racconterò comunque degli altri nel pomeriggio. Però che questo accade soltanto se poi all'interno di questo spazio, oltre ad aprire e chiudere, ci sono delle persone che lavorano affinché questo accada, cioè che gestire uno spazio di lavoro collaborativo non è una cosa a tempo perso e non è una cosa che puoi fare insieme a milioni di altre cose, perché diventa un lavoro che va dalle mansioni diciamo veramente basiche a quelle strategiche, cioè va dalla mansione di quello che noi chiamiamo host, che è la persona, e lo facciamo anche noi, cioè in italiano host è ospite, però diciamo che noi insieme a Roberto Covolo abbiamo deciso di tradurre questa cosa in maggiordomo. Di fatto è la persona che si mette al servizio dello spazio delle persone che ci stanno, per cui apre e chiude, crea degli eventi di networking. E la figura di questa, anche diciamo, la traduzione di questo termine, mi ha fatto immaginare ad un certo punto che nella complessità generale in cui ci troviamo, e in cui, diciamo, noi veramente ogni giorno ci troviamo a vivere, perché poi ti vengono mille input, mille progetti. Ad un certo punto abbiamo erroneamente provato a fare ordine, beh, almeno per noi è impossibile.
L'unica cosa che abbiamo capito essere estremamente fondamentale è mettersi al servizio di questa complessità e cercare di vedere, senza avere sempre ben chiaro dove si vuole arrivare o comunque come si dovrà arrivare, che l'obiettivo finale, diciamo, coinvolge sicuramente un numero maggiore di persone oltre a noi. Io non vi voglio togliere altro tempo, avrei, diciamo, chiuso la parte di questa mattina del racconto, che però ci tenevo a fare perché poi sarà importante per il lavoro che faremo oggi pomeriggio. Lascio un po' di tempo alle domande, se ce ne sono, e poi vi racconto come mi piacerebbe posso sviluppare dire, questo pomeriggio. Posso dire una cosa io sulla sì. storia del tavolo? Giusi. Là, qua. Ci siamo sentiti e ringrazio ancora Giusi di avermi coinvolto in quelle giornate di coworking, dove è nato un muro molto lungo. Dopo il primo giorno c'era un muro di 10 metri, abbiamo usato, perché insomma ci abbiamo pensato prima, un tavolo. Ho detto fatemi un tavolo mobile per andare da un posto all'altro, perché c'erano persone che lavoravano in posti diversi, facevano cose in posti diversi, non solo un sistema di speech del primo giorno, no? Quando io sono arrivato ho trovato un vero tavolo, ma non solo mobile, un tavolo nomade. E insomma abbiamo montato questo rotolo di carta lucida da una parte e con un raccoglitore dall'altra, per cui avevamo inventato il cantastorie al contrario. In pratica con sto tavolino, avete presente i cantastorie che avevano il foglio che scorreva, foglio completamente bianco, si riempiva lo spazio di scrittura in un luogo qualsiasi, poi si avvolgeva la parte scritta e compariva questo spazio bianco e si andava a contaminare o ad ascoltare da un'altra parte. Forse è una buona metafora quella del cantastorie nomade al contrario, quello di andare a contaminare e ascoltare da una parte e dall'altra, perché poi la cosa bella è che uscì questa specie di tenda infinita di scrittura, ma basata sul movimento, sul fatto che alla fine andare dagli altri significa raccogliere le storie e renderle significative per tutti. Per cui quest'idea del muro nomade, metterla su un tavolo e fare un cantastorie al contrario, mi sembra una buona metafora dell'esercizio del coworking, che richiede di cambiare strada e ritornare indietro dagli altri per generare il cambiamento. Quindi io la ringrazio perché ha inventato una bellissima macchina che sta lì e ogni tanto spero rubarmela. Si sta ancora là, è diventato il nostro, diciamo, tavolo dei momenti di spostamenti. No. Domanda. Io ho sempre desiderato fare la valletta nella vita. No, non è vero. La rete degli hub, così appunto come l'hai presentato, ho visto, esiste in diverse realtà italiane, città comunque con un determinato numero di abitanti. Per collegarmi a quello che dicevi tu, che le persone sono importanti, ecco, la quantità di persone secondo te che devono essere presenti in uno spazio limitrofo, quanto è importante per il funzionamento di una struttura come l'hub? Nel senso, in realtà con meno densità, qual è il limite per cui questa forma di strutture potrebbe non funzionare? Ok, quando noi abbiamo aperto a Bari, c'erano soltanto due hub aperti ufficiali in Italia, ed erano Milano, con il numero di abitanti che ha, e l'altro Rovereto, che ha credo meno di 100.000 abitanti, quindi diciamo un terzo rispetto a Bari, se vogliamo così, o 120.000, comunque sono, diciamo, molto, molti di meno. Però in un territorio estremamente ricco dal punto di vista economico. E quando noi diciamo, abbiamo fatto la prima domanda per aprire un hub a Bari, chiaramente una delle prime cose che ci è stata risposta era proprio il fatto che Bari non era una metropoli, non era una città sufficientemente grande. Ad oggi io osservo due cose. La prima, che nella mappatura dei membri che abbiamo, di cui un po' vi parlerò oggi pomeriggio, cioè chi poi alla fine chi fa parte di hub, se le persone sono importanti bisogna un po' fare, diciamo, nomi, facce. Le prime persone che sono venute da noi non erano persone che vivevano a Bari, ma erano persone che vivevano nella provincia.
è che la relazione tra la provincia e la città è una cosa molto forte in questi territori, molto meno forte altrove, cioè nel nord Italia o nelle altre parti del mondo, spostarsi dalla periferia verso il centro avviene per metropoli molto grandi, però per centri un po' più piccoli diciamo non avviene. Ma soprattutto a distanza di 2 anni, quindi noi abbiamo avuto delle forti difficoltà all'inizio per, diciamo, per come dire, far credere il fatto che il nostro modello anche di business imprenditoriale sarebbe stato in piedi in una città di 380.000 abitanti. A distanza di 2 anni il network internazionale si domanda come fare ad annettere dei posti che siano più piccoli, che sono però dei piccoli centri di trasformazione territoriale molto forti anche in paesini e non soltanto in città, e che in qualche modo magari non diventeranno mai dei grandi hub, ma che sono talmente importanti anche per quelli più grandi perché c'è una relazione di scambio. In termini numerici, quello che penso, questo l'ho visto, ho fatto un piccolo lavoro a Mesagne, con il Salento Fan Park, e Mesagne è una realtà, diciamo, come sapete, estremamente piccola. E il problema però non è soltanto dato dai numeri, perché spessissimo in alcune realtà ci sono molte persone attive che probabilmente fanno magari 3 lavori, che sono delle persone che sarebbero perfette per stare in uno spazio di coworking. E quindi al di là del numero pratico, il coinvolgimento dei partner a distanza vicino e lontano che tu puoi avere, perché quelli sono, diciamo, degli amplificatori e degli attrattori. Per cui quello che noi notavamo spessissimo con i ragazzi di Mesagne è che molti ragazzi di Mesagne andavano a Brindisi, perché il lavoro da fare non era tanto sulla quantità numerica, che comunque è un dato importante. È chiaro che con 10 persone uno spazio di quel genere non si regge rispetto a quello che puoi fare. Però i tuoi interlocutori in quello spazio, almeno diciamo, questo l'ho visto anche lì, non diventavano più soltanto le persone 20-35, ma diventavano le persone in pensione, diventavano i papà dei bambini, i papà e mamme dei bambini, cioè gli interlocutori territoriali sono quelli che poi ti danno il marco di che numero puoi agire, perché è quello su cui dovrai lavorare. Per cui sono estremamente convinta che dei modelli come questi in spazi, diciamo in luoghi anche più piccoli, funzionano se c'è una relazione diretta tra il centro del paese e, come dire, la periferia, come se fossero dei piccoli nodi satelliti tra vari paesi, che è un po', diciamo, quello su cui anche voi state ragionando, che è probabilmente più difficile perché aggiunge delle condizioni al contorno, come se noi avessimo dovuto, capito, immaginare dall'inizio di metterci a lavorare con Brindisi, Foggia, Taranto. Chiaro che sarebbe stato un delirio, però lì c'era anche un problema di distanze, qui questa cosa non ce l'avete, quello che divide un paese da un altro, soprattutto in questa parte, è una strada, per cui qua si chiama Melpignano e di fronte si chiama in un'altra maniera, per cui al di là del numero è proprio un fatto di, come dire, di relazioni strategiche con i territori limitrofi. No, io sono abituata a ricevere un sacco di domande. Vai. Ah, è ora di parlare. Vabbè, se volete le spostiamo oggi pomeriggio. Tu però. È tardi, io non so neanche che ore si sono fatte. Le? Ma dopo, ho parlato un sacco. No, ci sono tardi. Una domanda velocissima. Sì. Si sente? Ok. E dunque, in premessa ci hai parlato di un questionario che, col quale avete più o meno spammato, cercato di coinvolgere. No, più che altro come siete arrivati a determinare le domande, se c'è stato prima un tipo di riflessione oppure anche no. Allora, sul questionario in sé, diciamo, ce le siamo fatte noi dentro. Abbiamo fatto un lavoro per cui ognuno di noi ha stilato delle domande che avrebbe, ognuno di noi 5, e poi l'abbiamo distribuito, non abbiamo fatto una raccolta dei dati precedenti per capire quali erano, tra virgolette, le domande giuste. Questo è un po' l'errore che avevamo fatto. Il mio consiglio, diciamo, se lo dovessi fare oggi, che è una cosa che ci piacerebbe fare, faremmo un po' un gioco al contrario, cioè che domande vorresti porci o che risposte vorresti darci, questo rispetto alla comunità che abbiamo, e poi su quelle potremmo immaginare di realizzare delle domande anche per delle persone che non fanno parte di quella comunità, cioè lavoreremmo molto di più con il gruppo e probabilmente molto di più sulle domande che gli altri hanno nei nostri confronti e non su quelle che noi abbiamo su di loro, non so, cioè, molto un po' al contrario, perché quello ti fa capire, diciamo, di che cosa le persone hanno bisogno. Grazie.
Va bene, io penso ci abbiamo fame, no? La tipologia di pubblico che ospita il vostro hub, cioè che tipo di professioni, che tipo di presenze? Allora, devo dire che chiaramente varia una città e il target è sempre 22-35. In realtà ci sono anche delle persone più piccole, credo di no, però sicuramente più grandi. Quelle più grandi a volte ce le siamo andate a cercare, cioè noi abbiamo fatto un po' un lavoro al contrario, oltre ad individuare, diciamo, ad accogliere quelli che venivano diciamo, e volevano diventare membri di Hub, alcune persone strategicamente ce le siamo un po' andate a prendere perché pensavamo che erano quelle persone che avrebbero potuto portare contenuti professionali molto elevati all'interno dello spazio. I target iniziali sono stati informatica e web, assolutamente. E dopodiché anche lì abbiamo capito che a seconda delle professioni di ognuno, quelli che entravano erano un po' anche una risposta a quello che serviva. Ti faccio un esempio molto pratico. Ci sono architetti, designer, persone che si occupano di comunicazione grafica, persone che si occupano, diciamo, della parte giurisprudenziale. Però per esempio sulla parte giurisprudenziale non è immediato per un avvocato venire in uno spazio come quello. E lì abbiamo un po', per passaparola, che è stata l'unica operazione di marketing che ci potevamo permettere almeno nel primo anno, cominciato a cercare esattamente ciò di cui le persone avevano bisogno, ovvero nel momento di sviluppo italiano delle start-up e di brevettazioni, per esempio, avevamo capito che avere un hubbers all'interno che fosse esperto di brevetti era fondamentale, che fosse esperto di SRL semplificata, che è questa start-up ad un euro, che non so se ne avete sentito parlare, però siamo partiti un po' da che cosa le persone che cominciavano a stare là dentro avevano bisogno, per ricercare chi sarebbe stato disposto, perché aveva altri interessi rispetto a noi, a fare parte di questa comunità. E il target in questo momento ad oggi è molto variegato, chiaramente con una parte legata all'informatica, all'architettura e al design abbastanza spiccata, e poi c'è, diciamo, tutta una fascia di grafica e comunicazione in generale altrettanto rilevante. Non solo liberi professionisti, ma anche aziende. Sì, anche piccole aziende. E c'è stato un momento, e anche adesso, in cui aumenta il numero di associazioni in cui uno dell'associazione decide di diventare membro di Hub, perché magari hanno banalmente bisogno di un luogo dove riunirsi. In maniera più, secondo me, intelligente, bisogno di persone con cui parlare dell'attività dell'associazione. E sono anche persone informali, cioè ospitiamo almeno una decina di persone che non hanno un lavoro fisso in questo momento, non hanno una partita IVA, per cui secondo la legge non possono essere definiti liberi professionisti, eppure stanno cercando di pensare a che cosa lavorare, e diciamo, spesso sono le persone che ti danno anche più, diciamo, che possono farti più sorprese, perché poi decidono di dedicare del tempo al progetto che hanno individuato. La cosa divertente è che mentre prima molti di questi processi erano un po' spinti dagli host, dalle persone che in qualche modo gestiscono lo spazio, adesso sono anche molto autogestiti, per cui veniamo anche a conoscenza un mese dopo del fatto che si sono messi insieme a fare una cosa e noi non sapevamo nulla, e questo è molto divertente. È un po' il marco, è quello che ti dice, questa quotidianità, questo livello di quotidianità va benissimo, per cui allora tu puoi lavorare su dell'altro per quasi aggiungere della complessità invece che, diciamo, toglierla. È tardi. No, sì, allora. Sono delle ragazze di là che sì, giustamente. Sì, scusate, abbiamo fatto tardissimo. Vabbè, poi oggi pomeriggio. Possiamo fare un applauso.